oggi a Milano, c'è l'appuntamento il 29 aprile, non siamo mai venuti e sembra una bella sorpresa vederlo da fuori. Buongiorno, buongiorno. Eccoci con l'aggiornamento degli acquisti che abbiamo fatto ieri all'East Market. Non so se lo conoscevate già come mercatino, noi era la prima volta che andavamo e siamo rimasti molto colpiti e ci è piaciuto davvero tanto e sicuramente torneremo. Ci hanno detto che lo fanno, se non sbaglio, ogni terza domenica di ogni mese. A parte questo mese che c'erano di mezzo i ponti e quindi si sono sballati un po', però solitamente dovrebbe essere la terza domenica. Comunque poi nell'info box vi metto il link al sito che potete andare a vedere tutte le varie informazioni riguardo a questo mercato. Molto molto bello, un sacco di gente molto particolare, cose davvero carine, uniche. C'era anche oggettistica. E niente, vi facciamo vedere le poche cosine che abbiamo preso. Noi abbiamo preso tantissimo, però abbiamo trovato delle cosine molto belle. Allora, questo vabbè, niente, il mio zaino che non c'entra. Allora, mia mamma ha trovato questa borsa di pelle, di questo verde smeraldo molto bello. Faccio vedere nel dettaglio, poi dopo, appena abbiamo un attimo di tempo, vi mettiamo delle foto su Instagram. Molto molto bella. Quel verde qua poi è bellissimo, messa a tracolla anche sugli abiti, molto molto bella. Poi ha trovato questa salopette di flanella, questa qui l'ha pagata 20 euro. Alcune cose potevano essere un po' care magari rispetto ad altri mercatini, però calcolate anche che è un mercato particolare, non è il solito, quindi trovate un po' dei pezzi unici. Questa è una salopette di questo blu, molto morbida, carinissima nel suo genere. Così ce n'erano anche di jeans, poi un sacco di Levi's. Allora, io ho trovato poi queste scarpe da ginnastica della Nike, praticamente nuove, cioè guardate, non sono mai state messe. Nuovissime, cioè guardate anche dentro, proprio nuove nuove nuove, le ho pagate 10 euro, di questo verde Tiffany, e sono fatte quasi a sandalo perché vedete che sono aperte e sono molto particolari. Secondo me in estate proprio con uno short così sono molto carine. Queste qui praticamente nuove, però proprio belle belle. Poi ho preso questo cardigan giacca perché è abbastanza spesso, anche questo ve lo metterò su Instagram perché si fa un po' fatica a far vedere com'è. Comunque di questo colore cru a manica lunga, molto bello ve lo assicuro, ha le tasche, non ha bottoni né cerniere e ha su ancora il cartellino di questa marca che non conosco. Questo l'ho pagato 5 euro. Poi, sempre nello stesso banchetto, che spero, questa ragazza è molto particolare e spero di ritrovarla anche il prossimo mese, se riusciamo ad andare. Poi ho trovato anche questo body che mi è piaciuto tanto, anche lui nuovo perché, dov'è l'etichetta? Ha dentro ancora
l'accenno del cartellino. È questo body bianco tutto decorato, bellissimo secondo me, accollato così e anche la manica, vedete che di lato è decorata. Molto molto bello. Dietro è liscio ovviamente. Questa è la sua marca. E mi piaceva, non è molto molto trasparente, non è trasparentissimo, perché avendo tutto questo decoro, secondo me, non li ho ancora provati, però secondo me ci sta in estate, non è male. E poi invece nel primo banchetto ho preso questi Levi's, che secondo me sono fantastici. Sono degli short della Levi's, ce n'erano tanti, ma tanti tanti, proprio un'infinità, sia di jeans lunghi che di shorts soprattutto. Sono abbastanza larghini e rimangono un po' lunghetti, però io li volevo larghi per l'estate, ad andare in giro in viaggio comodi, fatti così, belli larghettini. E non so se si nota dal video, ma sono di un marrone bellissimo, che è molto difficile trovarli in negozio di questo marrone, cioè non so se lo notate il colore, ma ve lo metterò bene su Instagram. Basta, questi sono i nostri piccoli acquisti, però siamo stati molto contenti di questo mercato e non vediamo l'ora di ritornarci. Ve lo consigliamo e niente, speriamo di sentirci presto in un prossimo video. Ciao!